Provocazione per provocazione, Barbareschi, tanto parliamo sempre un linguaggio fin troppo schietto. Dicevo che lei è andato qui a Villa Miani, a Roma, tra l'altro qua dietro gli studi della Setta, questa manifestazione per Fini, a cui arriviamo subito dopo. Ma lei aveva simpatizzato anche per il PSE, è una cosa che le viene rinfacciata spesso? Sì, perché non capiscono il percorso, ma è molto semplice. Io ho creduto in uno Stato sociale, laico, e pensavo che la grande scommessa dei socialisti fosse la scommessa più importante, perché traghettava, avrebbe potuto traghettare questo paese verso veramente un mondo migliore per quel che riguarda l'Italia. E trovo ancora oggi che persone come De Michelis, come Amato, Craxi siano state e sono, perché alcuni come Gianni De Michelis e Amato ci sono, sono di un livello intellettuale veramente straordinario. Beh, diciamo che qualcuno potrebbe sostenere che hanno applicato le loro, a seconda dei casi personali che sono totalmente diversi, hanno applicato le loro intelligenze magari in battaglie perse. Sì, diciamo io così. Trovo che quello che è successo allora con Tangentopoli, infatti il problema della magistratura, no, è quello che vediamo oggi, cioè la magistratura è stata usata in una certa maniera, ha un certo potere. E l'uso strumentale poi ha creato un po' di confusione, diciamo, se non voglio entrare in tutta la polemica. Parliamo del mio percorso. Io poi a un certo punto, quando credendo, a differenza di alcuni studenti che non credono nella politica, credendo molto nella politica, c'era da decidere da che parte stare. Non potevo stare con chi aveva pugnalato alle spalle Craxi, perché penso che Craxi, con la sua chiamata il Correo, no, in Parlamento, abbia avuto un grande coraggio, e soprattutto trovo che Craxi sia stato uno statista, e decise di stare con quelli che difendevano questa parte. Berlusconi scese in campo, si unì con Fini, conobbi Fini, conoscevo bene Berlusconi e mi buttai in questa avventura che è quella della Casa delle Libertà. E con molte anche momenti critici, ho fatto un film su questa cosa, trasformista, cioè non pensando sono... a chi? Ma quando ho fatto il trasformista ho pensato soprattutto all'occasione persa che avremmo avuto al governo. Il trasformista l'ho scritto 4 mesi dopo la vittoria delle elezioni della Casa della Libertà, e siccome pensavo che il buongiorno si vede dal mattino, ho detto noi andiamo a perdere le elezioni, perché se questa è l'impostazione noi ne usciremo male. Così purtroppo è stato, mi è andato della Cassandra in certi momenti, però devo dire molte persone poi mi hanno dato ragione, perché vedevo l'atteggiamento, cioè non vedevo il rinnovamento vero. Cioè, scusi, per capire, perché quindi lei dice quando la Casa delle Libertà ha vinto le elezioni nel 94 lei si aspettava uno scatto, poi invece in molti sono... No, non nel 94, sono saltato in avanti, no, nel 94... Lì c'era ancora molto coda di Tangentopoli. No, era per collocarlo storicamente, parlava della vittoria del 2001. Dell'ultima vittoria, quando vittoria finalmente, del 2001. 2001, ecco. Eravamo al governo, avevamo tutti gli strumenti per fare le cose, dovevamo innescare un circolo virtuoso e non vizioso, dare spazio a una nuova classe dirigente, sfoltire le perdite del governo, snellire, dare l'impressione che l'Italia partiva in una nuova direzione. E questo non c'è stato, forse perché è molto difficile farlo con un certo tipo di coalizione, forse voglio dire, è più facile criticare da fuori probabilmente che stare al governo, però sicuramente sono stati fatti tanti errori. Trovo che la legge sulla televisione è stata sbagliata, sono stato molto critico sulla legge Gasparri e i risultati poi li abbiamo visti, perché credo non abbia fatto neanche un favore a Berlusconi la legge Gasparri, ha solo favorito Murdoch, e questo per fortuna tutto rimane sui giornali, l'ho detto un anno dopo. Cioè, invece di dare spazio ai tecnici, perché questo ormai il mondo... Io voglio citare un libro che invito tutti a leggere, che è Wikinomics, un libro che mi ha suggerito tempo fa un amico con cui abbiamo fatto una bellissima avventura di informatica più di 15 anni fa, Mario Di Floriano, che è un ingegnere straordinario, che dà un modello nuovo di com'è l'economia. L'economia oggi è fatta di coinvolgimento aperto, fuori, non ci sono i vecchi modelli, la McKinsey, Fontainebleau non hanno più senso, oggi è un modello di condivisione, no? Linux, che è un software importantissimo, è l'esempio migliore di questo, è uno che ha inventato un software usando 100.000 persone che dal mondo contribuivano. Ecco, faccio questo piccolo paragone perché secondo me oggi la politica
deve ispirarsi molto a queste cose. In questo libro molto interessante, c'è secondo me uno spunto interessante per la politica. La politica deve capire che è troppo lontana, il mondo è andato molto più avanti, come quando è esploso internet, non c'era una legge pronta per internet, tant'è vero che tutti stanno arrancando. Oggi le logiche di mercato, le logiche di creatività nel mercato sono fatte con una logica diversa. La politica, per ritrovare centralità, deve trovare un appoggio di creatività, di coinvolgimento esterno, ma non coinvolgimento finto dove si dice veniamo in piazza, ma in qualche modo di rendere banalmente anche gli stessi blog, le professionalità, parte attiva di un processo creativo politico. Solo così. Ma lei, scusi, quando parla di politica intende la politica di destra, la politica di centro, la politica di sinistra o la politica tout court? Cioè, io dico tutto... la politica, poi ovviamente io mi considero, ho votato Casa della Libertà, sono fra i fondatori di Fare Futuro insieme all'onorevole Adolfo Urso che ha fatto questa straordinaria iniziativa. Mi batto al centro di questa iniziativa e sono un uomo di centrodestra e spero che mi ascoltino in questo senso, perché credo che questa sia un'occasione enorme, cosa che la sinistra non vuole capire perché queste primarie sono ridicole. Ascoltavo ieri Pansa qui da voi e trovavo avesse ragione, cioè, chi è che va alle primarie sapendo che è tutto finto, sembra di essere nella Russia del 1920, è una festa di paese in cui si sa già chi vincerà e non ha nessun senso, non c'è neanche il piacere della competizione, per cui questo però, tipo posso dire una cosa? Questa, sì. Adesso, visto che lei ha evocato Pansa di ieri a Omnibus, puntata a giudicare delle reazioni molto seguita, non mi stupisce avendo a che fare con Giampaolo Pansa, ma adesso la stessa cosa la sto avvertendo con lei. Pansa, uomo di sinistra, che nasce a sinistra, ha sviluppato un atteggiamento, voglio usare un eufemismo, critico nei confronti della sinistra. Lei ha detto, in un'era, diciamo così, post-ideologica, mi riconoscevo nel progetto di riforma, di modernità, che poi si è arenato anche per Tangentopoli, ma non solo per quello, dei socialisti, e mi sono invece poi trovato a riconoscermi in un progetto di modernità del centrodestra. Benissimo, tutto lecito, nella vita si può cambiare idea, cioè, poi cambiano anche le situazioni, cambia la storia. Certo, cambia la storia. E però, come Pansa nasce a sinistra e adesso è ipercritico nei confronti della sinistra, lei si colloca a destra, ma mi pare di capire dalle cose che stai dicendo che è ipercritico nei confronti della destra. Beh, perché io credo, voglio dire, una delle scelte per cui poi mi trovai vicino a Gianfranco Fini e all'Alleanza Nazionale, perché comunque la matrice socialista c'era in quel partito, cioè c'era una vicinanza anche alla gente, alle persone, a chi ha meno, perché quello che mi interessa. Io non sono un bulimico del denaro, anche se ne ho guadagnato e sto bene, ma non, la mia vita è fatta di passione, di cose che mi piace fare, quando ho una bella casa in cui vivo, una casa al mare, posso permettermi delle belle vacanze, non ho bisogno di 54 case, cioè non ho una visione, ed è come ho educato le mie figlie sono cresciute con poco, hanno dovuto studiare, gli ho dato le possibilità di studiare al meglio, ma loro sanno che l'eredità probabilmente non ci sarà. Perché? Perché penso che... Cioè, perché lei se la mangia tutta? No, perché... Perché la lascia in beneficenza? Perché io sono cresciuto senza l'eredità, perché l'eredità... Non vedo perché io devo lasciare qualcosa a loro. Loro devono costruirsi la loro vita con fatica e questo renderà loro persone felici, perché loro si conquisteranno giorno dopo giorno quello che riusciranno ad avere, poco o tanto. Io vedo tutte le persone che hanno ereditato grosse fortune, sono persone infelici, perché non hanno imparato a gustare quella cosa, per cui può essere che lascia la fondazione che ho fatto, ma non sono cresciute col pensiero tanto papà poi ci lascerà quei soldi, anzi lo sanno e si sono laureate, una a Stanford in America, gli ho dato le possibilità, perché sono già fortunate ad avere fatto delle scuole importantissime. Detto questo, adesso lavorano, si danno da fare. Per cui credo in questo trama sociale della crescita di un individuo.